Liturgia. Santi Simone e Giuda, Apostoli. 28 ottobre, festa. I santi Simone e Giuda, Apostoli, sono sempre nominati nell'elenco dei 12 Apostoli. Di Simone sappiamo ben poco. Luca gli dà il soprannome di Zelota, mentre San Marco e San Matteo lo chiamano il Cananeo. Era uno zelante della gloria di Dio, non un politico, ma zelante di Dio, sì. E Gesù lo sceglie. L'altro, come un gemello sempre nominato insieme, San Giuda, lo conosciamo un po' di più. Nell'ultima cena interroga Gesù. È un'interrogazione che a noi fa luce. Chiede: ma Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù risponde: che questione di amore. Se uno mi ama, allora osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà. Si tratta di amore. Il Padre è l'amore. E noi verremo a Lui in questo luogo dove trionfa l'amore di Dio, lo Spirito Santo. Prenderemo dimora presso di Lui. Ecco il tracciato essenziale della vita in Dio. Amore e donare se stessi come dimora del Signore. Se invece uno non ama, non ama neppure le parole del Signore, ma il Signore fa notare: la parola che voi ascoltate non è mia, è del Padre mio che mi ha mandato. Quindi, se uno non ascolta me, non ascolta neppure lui, non ama neppure lui. San Giuda, apostolo, deve essere anche considerato un autore moderno. Perché? Perché scriverà una letterina che va sotto il suo nome, e dove l'argomento principale è questo: di mettere in guardia da coloro che pretendono di giustificare anche la loro cattiva condotta, la dissolutezza, per deviare i fratelli. No. Questi introducono anche divisioni dentro la comunità che è la Chiesa. Autore davvero moderno. Ancora alcuni portano avanti passi biblici e esperienze sbagliate per dire che Dio difende il loro falso amore, che non è amore, è deviazione dall'amore di Dio. Siamo ormai entrati in una famiglia straordinaria, non siamo più stranieri né ospiti, siamo concittadini dei santi, siamo diventati familiari di Dio. Ecco la Chiesa cosa insegna oggi attraverso la lettera agli Efesini: edificati sopra il fondamento degli apostoli, i profeti, come pietra d'angolo Gesù stesso. Gesù è il fondatore e noi siamo costruiti intorno a Lui come un grande edificio. E qui sono le pietre, pietre vive, accanto alla pietra d'angolo che è Gesù Cristo. E bisogna crescere per diventare, dice San Paolo, abitazione di Dio. Ecco che ritorna il pensiero che abbiamo già sentito nella prima lettura da San Giuda, la risposta che Gesù ha dato a questo apostolo nell'ultima cena: diventare nell'amore, per mezzo dello Spirito Santo, noi abitazione di Dio. E questo l'annuncio che deve essere dato per tutta la terra. Gesù, per diffondere nel mondo intero questa salvezza che ha come centro il suo cuore, il suo amore infinito, lo Spirito Santo che si effonde da Lui, ha scelto durante una notte di preghiera i suoi 12 apostoli. Al mattino li ha chiamati dal gruppo dei discepoli, ha dato loro un nome comune,
apostoli, annunciatori, e poi è sceso perché tutti nella pianura, nel mondo, potessero toccarlo e ricevere quella forza che tutti guarisce. Ancora oggi, attraverso i sacramenti, quella forza che promana da Gesù e attraverso la Chiesa, tutti guarisce. Ma la prima scelta di Dio, prima degli Apostoli, è stata la scelta di Maria. Senza di lei non c'è Gesù, senza di lei non c'è Chiesa, senza di lei non ci sono Apostoli. Lei raccoglie tutti nel suo cuore e li porta a Gesù.